arrivano 22 migranti, il comune pensa alle contromosse, giovedì una riunione aperta alla cittadinanza. Terremoto ad Ischia, una trevigiana in vacanza, la partita va pochissimo, nell'isola c'è ancora il marito. Schianto in Pontebana, l'auto finisce a ruote all'aria, gli occupanti salvi per miracolo. Ne costruiscono una vasca a pochi passi da casa, ma nessuno la mette in sicurezza, l'appello della padrona di casa. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Marca Trevigiana. Si attendevano da tempo, ora i profughi a Onè di Fonte sono arrivati, sono 22, ma far arrabbiare sono sempre le modalità con cui avvengono questi arrivi. Il sindaco dice di essere stato avvisato da una sua cittadina. Sentite lo sfogo del primo cittadino. Mi ha chiamato una concittadina. A dare la comunicazione in poche scarne righe è stato questa mattina il sindaco. Cari concittadini, recita la nota diffusa da Massimo Tondi, vi informo che alle 11.20 sono arrivati i migranti all'ex noviziato. In contemporanea, fa sapere il sindaco, anche la comunicazione della prefettura destinati a Onè 22 ospiti, donne e gruppi familiari. Qualcuno decide di calpestare impunemente la comunità. La suora mi aveva promesso che mi avrebbe avvisato, anzi mi aveva detto che se senza un documento scritto dell'amministrazione comunale non avrebbe concesso l'immobile per il discorso migranti, invece tranquillamente l'ha dato con buona pace della sua coscienza. I timori del primo cittadino avvisato questa mattina da una residente dell'arrivo dei pulmini erano dunque fondati. Nelle scorse settimane Tondi aveva più riprese denunciato come imminente l'arrivo dei migranti nella struttura della congregazione di Maria Bambina, arrivo per contrastare il quale l'amministrazione comunale non ha potuto far nulla. Ora non resta che sperare che il numero dei richiedenti asilo gestiti dal consorzio Restituire di Treviso non aumenti. Terremo alta la guardia perché noi come amministrazione, ma anche come cittadinanza, non ci stiamo, è un qualcosa che va oltre le nostre possibilità. Fin dal mattino Tondi ha sottolineato che malgrado l'avvenuto arrivo dei richiedenti asilo, l'assemblea pubblica fissata per giovedì sera alle 21 in municipio resta confermata. È un incontro pubblico per fare la ricostruzione di come sono andate le cose, di come venne calpestata un'amministrazione democratica, e quindi questo vuol dire che l'Italia non è più una democrazia ma è diventato qualcos'altro. Il terremoto è tornato a colpire la nostra penisola, due le vittime ad Ischia, ma c'erano anche sull'isola campana dei trevigiani. Sentiamo dunque il loro racconto. Tanto spavento perché hanno sentito un boato. Poco prima che l'inferno si scatenasse in una delle isole più belle del Mediterraneo, Giulia stava facendo le valigie per tornare a lavorare a Mogliano. Un rientro programmato solo con il figlio più piccolo di un anno, quando il più grande di sei ha insistito per tornare con loro. A pensarci si emoziona ancora la giovane mamma di origine ischitana che fa la farmacista. Sorride e si imbarazza anche un po' per il pericolo scampato. Poco dopo le 4 del pomeriggio, accompagnata dal suo compagno residente nell'isola, è partita con l'aliscafo per Napoli per prendere l'aereo che la riportava in Veneto. Io ho sentito che hanno avuto tutti tanta paura, anche perché hanno sentito questo rumore fortissimo, quindi ci sono stati attimi di panico. Due vittime, 25 feriti, 2600 sfollati e centinaia di persone in fila agli scali portuali per lasciare l'isola di Ischia dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 che alle 20.57 ha colpito le acque al largo dell'isola. Rimane la paura adesso dove dormiranno. Io so che una mia zia questa notte ha dormito in macchina perché aveva troppa paura, però non so chi abita a Casamicciola Alta, al Maio, non lo so. Ora il pensiero di Giulia è rivolto al suo compagno e ai parenti che vivono lì. No, diciamo che la stragrande maggioranza dell'isola e degli isolani stanno bene. Chiaro è che nelle zone interessate molte persone, oltre a quelle ovviamente evacuate, perché comunque sono state evacuate 2600 persone, oltre a quelle evacuate dormiranno fuori. Schianto nella notte lungo la Pontebana, due le persone rimaste ferite.
L'uscita di strada rovinosa, l'auto che carambola su se stessa rimbalzando di nuovo sull'asfalto e ribaltandosi su un lato, il drammatico incidente in piena notte lungo la Pontebana al confine tra San Fiore e Godega di Sant'Urbano, l'allarme al SUEM 118 e ai vigili del fuoco è scattato alle 3:25, due le persone a bordo della vettura che secondo gli accertamenti eseguiti sul posto dalle forze dell'ordine sarebbe uscita di strada autonomamente, non risultano altri veicoli coinvolti nella sbandata. Preoccupante lo scenario sotto gli occhi dei primi soccorritori con la macchina semi ribaltata e rottami sull'asfalto. Fortunatamente i due occupanti sono usciti dall'abitacolo con conseguenze lievi. I due, tra cui una donna di 58 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per essere visitati e medicati. Vigili del fuoco e mezzi di soccorso hanno provveduto nel frattempo a rimuovere l'auto e a ripulire la carreggiata. Ed ora una segnalazione che ci arriva da San Cipriano di Roncada, è quella di una famiglia che lamenta la costruzione di una vasca pericolosa vicino alla propria abitazione, vasca però lasciata senza alcuna protezione. Chiediamo che almeno metta una rete, non dico cemento, far cementazione o altre cose, ma una rete basta, perché io ho 4 bambini. E non posso andare avanti sempre così col terrore che vadano dentro. San Cipriano di Roncade, via Longhin. L'abitazione della famiglia Simonato è a ridosso della A4 e da quando sono stati effettuati i lavori per la terza corsia la situazione è rimasta così. Una grande vasca a cielo aperto per lo scolo delle acque con spallette in cemento ed una profondità variabile dai pochi centimetri della canaletta a qualche metro nella parte centrale della vasca e soprattutto senza alcuna protezione dal lato della stradina che porta alle case. Un pericolo enorme, dicono i residenti, soprattutto per bambini e ragazzi. E certo che è pericolosa. Fonda adesso io di preciso non so quanti metri sarà, comunque se va dentro anche un adulto non riesce più a venire fuori. I residenti hanno più volte chiesto che qualcuno intervenga. La vasca è delle autovie, però noi abbiamo fatto tanti ricorsi, abbiamo chiamato, abbiamo scritto, non abbiamo ottenuto niente. Siamo andati in comune, sono venuti giù i vigili e neanche loro. Ora quest'ultimo appello per far sì che l'area venga messa in sicurezza prima che, dice la signora, succeda una disgrazia. E con questo per questa sera da Treviso è davvero tutto. Io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e vi auguro un buon proseguimento di serata, ovviamente, con i programmi della nostra emittente. Arrivederci. We'll be right back.